entrate sul canale, oggi vi mostro come realizzare questo trucco nei toni dell'ottanio, che è ispirato al rossetto della Mulac che indosso, che è Hope. Tanti di voi mi hanno messaggiato dopo una foto che ho postato sabato scorso, in cui indossavo appunto questo rossetto, chiedendomi come potevano abbinarlo. È un look diciamo consono a questo colore. Mi hanno chiesto se potevo realizzare un tutorial e quindi ecco il tutorial per voi. Io l'ho indossato appunto sabato sera per andare in un pub a fare tipo karaoke e a ballare dopo, tipo balli, musiche divertenti, e varie persone mi guardavano un po' male per dire tipo: ma che ha questa sulle labbra? Vabbè, mi rendo conto che comunque non è un colore portabile o che tutti quanti userebbero sulle labbra o oserebbero mettere, però a me piace tanto e in realtà io mi sono innamorata di questo colore che originariamente avevo visto a Londra del brand Il La Masca, che è il secondo brand della Kryolan, diciamo un brand un po' più orientato sul pubblico, mentre la Kryolan è un po' più teatrale e ha comunque tutti questi colori super vibranti, bellissimi, anche gli ombretti sono stupendi. È un brand davvero molto valido che a Londra va molto, e io infatti l'avevo conosciuto quando vivevo lì. E il rossetto in questione si chiama Apocalypse. L'avevo però provato sulla mano e devo dire che mi aveva proprio trascinato la pelle, quindi non ho desistito un po' dal comprarlo, anche perché non era economico, costava più di 20 pound e quindi ho lasciato stare. Quando poi le ha lanciati la Mulac, il colore è praticamente identico, forse questo è un po' più tendente al verde, con una punta di verde blu in più rispetto a quello della Masca. E ho sentito parlare benissimo di questi rossetti, ne avevo provato già vari, sia io che mia sorella, e mi piaceva molto la texture, quindi ho deciso di comprare questo della Mulac e sono rimasta davvero contenta per appunto il colore, la durata, la consistenza del prodotto, perché nonostante sia un matte si stende bene e ha un bel profumo. Io adoro il profumo dei rossetti della Mulac, mi ricorda un po' i rossetti della nonna, che detto così è un po' bruttino, però non so se rendo l'idea, quel profumo floreale dei rossetti di un tempo. E niente, ho deciso di abbinare questo rossetto al look che avevo io sabato sera, però con un tocco un po' più pop. In realtà avevo realizzato questo soft smoky sugli occhi, quasi completamente opaco. Infatti ho utilizzato l'ombretto grigio opaco di Nabla City Wolf nella piega, sfumato anche sulla palpebra mobile, e poi all'estremità ho sfumato un po' di nero. Ho utilizzato un illuminante al di sotto del sopracciglio e al di sotto dell'occhio ho usato la matita Emerald Green della Wycon, che è la matita della loro linea long lasting, bellissima, che dura tanto, e in realtà è proprio lo stesso colore del rossetto. E ho deciso di realizzare questo look un po' felino, volevo farlo da un po' di tempo un look così, mi piace molto, lo faccio spesso quando esco il sabato sera. E mi sono ispirata sia a Kim Kardashian, che ho visto un po' di tempo fa il suo makeup artist Mario Devanovic le aveva fatto uno smoky felino con appunto questa linea super nera, intensa e allungata verso l'esterno. E poi anche qualche anno fa, sempre quando vivevo a Londra, avevo visto una puntata dell'X Factor inglese e c'era Cheryl Cole, che a me piace tantissimo come personaggio, mi piacciono molto i trucchi che le fanno e che si fa anche lei da sola, perché ama truccarsi, e aveva fatto un look molto particolare con una linea appunto come questa estesa verso l'esterno, lilla. Un po' di idee, un po' di foto che avevo visto, di cose che volevo realizzare, ed è uscito questo look. Quindi niente, vi ho introdotto un po' il look, il trucco, io spero che vi piaccia e che possiate provare a ricreare. Ovviamente un look particolare, per quelli di voi che mi diranno, perché già so che ci sarà qualcuno che mi dirà: no, il colore è troppo forte, è un rossetto che io non metterei mai, stai bene con i trucchi un po' più soft. Ci tengo a ribadire che comunque questo è il mio lavoro, è il lavoro mio e di mia sorella, e io ho deciso di aprire un canale YouTube proprio per esprimere la mia personalità, la mia arte, il mio modo di vedere e la mia concezione del trucco. Quindi comunque non sto a farvi sempre dei look naturali e basic, che magari dopo un po' diventano anche noiosi, però comunque raccolgo varie idee, mi sento ispirata e sto qui a riproporli a voi in una chiave un po' più portabile, e cerco sempre diciamo di fare qualcosa di nuovo, di stimolante anche per voi. E niente, quindi io vi lascio al trucco e spero che vi piaccia. Vale, come prima cosa le sopracciglia, le pettino all'insù
e le disegno con la matita della NYX, la Micro Brow Pencil, nel colore Ash Brown. Ve ne ho parlato nell'ultimo video di queste matite che sono state una felice scoperta del periodo, molto molto valide. Molti le comparano a quelle di MAC, ma io le ho trovate addirittura superiori, sia perché costano di meno, comunque hanno un'ottima durata, il tratto è preciso, la mina si può sia far uscire che rientrare e c'è lo scovolino dall'altra parte della matita. Quindi veramente una spesa validissima. Vado a delineare le sopracciglia al di sotto, poi disegno i singoli peletti. Adesso passo al primer. Stavolta non mi vedete utilizzare il mio amato Soft Ochre, ma bensì utilizzo sempre un paint pot di MAC nel colore Stormy Pink, che è un grigio dal sottotono prugna violaceo, lo andrete a vedere applicato comunque. Lo applico anche al di sotto. Adesso vado ad applicare l'ombretto nella piega. Come ombretto per questo look utilizzo il grigio opaco di Nabla che si chiama City Wolf. Con un pennello da sfumatura lo applico nella piega, mi concentro specialmente all'esterno e poi lo sfumo verso l'interno sulla palpebra mobile. Ora mi concentro nella V esterna. Prendo una matita Kajal nera, io utilizzo Fill Line di MAC, in questo modo, e poi trascino il prodotto verso l'interno. Con un pennellino da dettagli piccolo vado a sfumare il prodotto sempre verso l'interno. Per fissarlo vado ad applicare al di sopra un ombretto opaco nero. E torno a sfumare col pennello da sfumatura che ho utilizzato nella piega. Sfumo specialmente l'estremità e la parte superiore. E ritorno a ricalcare il nero solamente all'esterno. Al di sotto del sopracciglio applico un illuminante in polvere, applico Love Connection di MAC, che è un ombretto minerale che io adoro, lo utilizzo spesso come illuminante ed è diviso in queste due parti, prendo il colore più chiaro. Torno a sfumare le estremità dove i prodotti si incontrano, vado a piegare le ciglia. Passo alla parte sottostante dell'occhio che vado a colorare con la matita della Wycon di cui vi ho parlato nell'ultimo video, anche di questa, che è la Long Lasting Eyeliner nel colore Emerald Green 04, che è un bellissimo colore, super vibrante, un misto tra un turchese e un ottanio, quindi vado ad applicarla nella rima interna e al di sotto. Ragazze, dura tantissimo questa matita. Cioè, proprio tutte le matite loro in realtà long lasting sono validissime, sono molto molto morbide, hanno una scrivenza ottima, durano davvero tantissimo perché si fissano bene all'interno. Applico anche al di sotto. Per avere questo look più felino mi trascino la matita verso l'esterno, vado a sfumare il prodotto. L'attaccatura delle ciglia superiore applico un ombretto nero opaco a mo' di eyeliner. Per avere un look più occhi di gatto vado ad intensificare l'angolo interno dell'occhio, lo faccio più a punta. Non ci resta di applicare del mascara, in questo caso io utilizzo la Love Extreme della Essence. Ora che gli occhi sono finiti passo alla base, vado ad applicare il fondotinta Fit Me della Maybelline.
Ragazzi, non vi ho detto che non ho applicato ciglia finte per questo look, però perché di solito le applico sempre, quindi se volete è un look comunque perfetto che si adatta benissimo a delle ciglia finte. Come correttore al di sotto degli occhi applico il Gotcha Covered della NYX nel colore medium. Quindi vedete come vado a ripulire tutta questa zona al lato degli occhi che ho truccato in precedenza. Traccio una linea e vado a sfumare al di sotto. Utilizzo la Studio Fix della MAC nel colore NC25 su tutto il viso. Per il contouring utilizzo la palette della MULAC e prendo la shade più scura, che è questa qui, è Thanatos. Ne basta davvero pochissimo di questo perché è un colore molto intenso. L'applico nell'incavo delle guance, verso le tempie, anche al di sotto della mascella. Non utilizzo blush, ma della Terra, questa della Bourjois, dell'Is du Soleil, che viene con questo pennellino. Quindi vado solamente a riscaldare un po' l'incarnato e dare un po' di colore. Per illuminare stavolta nessun illuminante perlato iridescente, ma bensì una cipria fondotinta chiara. Questa è sempre la Studio Fix della MAC nel colore NV13, che è uno dei più chiari che fanno. Quindi l'applico su questa parte qui. Non voglio applicare nessun illuminante perlato per non sovraccaricare ancora di più il volto, quindi utilizzo questo qui chiaro, un illuminante in polvere, specialmente su questa zona qui. E tra l'altro con questo possiamo anche fissare ulteriormente il correttore. Adesso che il volto è terminato, non ci resta che andare a disegnare le labbra e utilizzo il bellissimo rossetto della MULAC Hope, che è questo bel color verde ottaneo, e vado a delineare le labbra con una matita verde. Io utilizzo Minted della MAC, che in realtà è una matita occhi. Ragazzi, poiché il rossetto è super opaco, ho dimenticato di dirvi che all'inizio del trucco, dopo aver applicato la crema idratante per preparare la pelle, ho applicato anche un balsamo labbra che poi sono andata a tamponare prima di applicare il rossetto e la matita. Quindi dopo aver applicato la matita applico il rossetto. Ebbene ragazze, il look è terminato, io spero vi piaccia e che sia un look che possiate ricreare. È comunque un look molto particolare, però comunque portabile, con questo bel colore di rossetto che immagino non tutti osano mettere. A me piace davvero tanto, aspetto di vederlo anche quando sarò un po' più abbronzata, che secondo me è bellissimo anche in primavera estate. E mi piace molto abbinato a questa matita, che in pratica è dello stesso colore. Io l'avevo comprata un po' di tempo fa, non l'avevo ancora utilizzata, infatti nel tutorial precedente vi avevo detto che speravo di utilizzarla presto perché mi piaceva tantissimo il colore. Spero che questo look piaccia anche a voi e che non pensiate che sembro una gargamella o non lo so, una strega del male. Anche se per carnevale lo potrò utilizzare in tantissimi look questo rossetto. Spero di avervi tenuto compagnia, che abbiate imparato qualcosa da questo video e niente, ci vediamo al prossimo tutorial o prossimo video. Un bacio, ciao! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e seguiteci sugli altri social che trovate alla fine del video.